Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questo è il primo Dragon Slayer uscito nel 1984, pubblicato da Digital Leisure. Ovviamente questa è la piattaforma DVD edizione domestica. Ho inserito apposta tutte le scene tagliate che erano state tagliate dal videogioco originale presente in arcade, proprio appunto per mostrarvi tutto quello che era possibile. A parte una determinata scena, vabbè, purtroppo quella non si può fare molto, però si può anche mostrare senza problemi, magari in futuro. Questo è il primissimo Dragon Slayer che funziona sotto questa modalità. Le stanze in cui Dirk the Daring vi entra sono ripetute in maniera casuale e poi alcune di esse vengono anche ripetute sotto anche un'altra prospettiva. E infatti, come potete ben vedere, è anche un action piuttosto complesso, dove alcune mosse vanno studiate, perché bisogna saperle effettivamente a memoria, come io stesso ho dovuto impararmi a memoria. La cosa positiva è che se muori o fa ripetere la stanza stessa, oppure magari automaticamente la cambia. Quindi è un Dragon Slayer piuttosto semplice rispetto al secondo capitolo, che è proprio una sequenza di filmati molto. È molto complessa, dove praticamente la strada è quella e c'ha tante combinazioni. E se muori tocca rifare proprio tutta la scena. Qua invece, in questo caso, essendo suddiviso in stanze, basta studiarsele e queste riusciamo bene o male a indovinarle. Anche perché è anche molto guidato, perché se si illumina la spada vuol dire che dovremmo utilizzare la spada. Se invece si illumina la strada o tutto, dobbiamo solo seguire la strada. Come in questo caso. Siamo già nella scena del calderone, vabbè, sappiamo cosa dobbiamo fare, utilizzare la spada per sconfiggere anche il nemico e poi scappare sulla destra. Di per sé non è poi tanto difficile, perché abbiamo visto anche che la spada il più delle volte si illumina e quindi abbiamo la possibilità di capire e interagire direttamente col personaggio. Molto bello il design di Dragon Slayer, è un cartone animato. Premetto, negli anni 90-80 avevano anche realizzato una serie televisiva animata molto carina, con un design molto simile all'attuale, quindi ripeto, uno dei miei giochi preferiti, il Dragon Slayer. Un gioco che avevo sempre giocato quando ero un ragazzino, avevo proprio l'arcade cabinato sotto casa e passavo ore e ore a giocarci, proprio spendendo tante di quelle 500 lire da paura. Quindi posso essermi fiero di aver avuto un'infanzia dove proprio potevo giocare a questi stupendi giochi e commentarvelo e mostrarvelo appunto in HD con tutte le scene che mi è possibile, per me è veramente un grande piacere. Ecco, questa scena dove c'è lo stregone, il diabolico stregone del castello, sarà un momento dove dobbiamo fare molta attenzione, perché in base a delle tempistiche dobbiamo muoverci in avanti, avvicinandoci a lui, sfoderemo la spada, uccidendolo e poi scappiamo dalle piante. Questa è una parte un po' difficile perché dovremo immediatamente scattare subito a destra appena si apre la porta. Quindi a volte le scelte sono molto veloci, tipo anche in questa stanza qua che era una scena tagliata, schiacciare subito su per entrare direttamente nel buco, altrimenti rimaniamo bloccati. Questa era una scena tagliata, ragazzi, che non sempre era presente, perché faccio una piccola premessa, questo è il Dragon Slayer del 20° anniversario, quindi sono presenti tutte le scene tagliate, a differenza della versione DVD che si trovava al tempo nel mercato. Bella questa scena di un cavallo, utilizziamo un cavallo volante a mo' di giostra, che adesso noi spostandoci sempre a sinistra avremo la vittoria molto semplice. Poi la scena verrà anche ripetuta in modo tale da andare sempre a destra. Ecco, la parte del cavaliere elettrico è una parte piuttosto complessa, perché anche qua bisogna studiarsi a memoria tutte le strade. E poi dopo la scena verrà ripetuta, cambiando prospettiva e le mosse sono totalmente invertite. Una volta sconfitto il cavaliere, entriamo in un condotto, questa è una scena tagliata e andiamo immediatamente a sinistra prima di cadere in basso. Questa scena qua degli scheletri non è difficile, basta prima scansarsi in avanti, uccidere con la spada lo scheletro e poi scappare subito a sinistra e ammazzare gli spettri scheletri che usciranno dalle tombe. Anche questa scena poi verrà ripetuta. Perfetto, proseguendo ragazzi andiamo sempre avanti. Qua facendo molta attenzione ai pipistrelli che arrivano, li colpiamo e poi proseguiamo a destra dove si illumina il percorso. E Dirk salirà con la corda.
Ecco, questa stanza qua l'avevamo ripetuta andando verso destra, adesso dobbiamo ripetere l'operazione proseguendo verso sinistra. Sempre a sinistra, però nel momento in cui Dirk è vicino alla corda, quindi c'è anche da calcolare il momento in cui lui la afferra. Quindi è questione di abitudine, ragazzi. Non... Purtroppo io, vabbè, avendoci giocato in tante altre maniere, quindi un po' ho imparato a giocarci. Quindi ripeto, Dragon Slayer è un gioco dove non devi dormire, però devi essere piuttosto veloce con le combinazioni di mosse. Oh, attenzione qua. Dobbiamo assolutamente colpire i pipistrelli e saltare subito a sinistra. Poi adesso vi verrà un enorme pipistrello che uccideremo e poi scappiamo. Oh, bellissima questa scena qua, ragazzi. E la scelta delle stanze è piuttosto casuale perché dipende qua da dove noi ci fermiamo. Possiamo scendere in diversi piani. Vedete? Basta semplicemente schiacciare sinistra o destra e in base a quello Dirk potrà scegliere la propria strada. Facendo attenzione però a non cadere troppo in basso, altrimenti Dirk morirà. La scena del fabbro si ripete. Questa volta la prospettiva sarà dall'altra parte, che se prima eravamo andati a sinistra, ora dobbiamo andare a destra e poi l'apertura della spada è sempre il solito. Uccidiamo il fabbro. E anche questa missione è fatta. Ecco, come dicevo in precedenza, la scena del cavallo si ripete. Si ripete tutta. E se prima andavamo a destra. Scusate, se prima andavamo a sinistra, adesso dobbiamo sempre andare a destra in modo tale da vincere il livello. E quindi, ragazzi, nulla di difficile questo Dragon Slayer. Oh, bellissima questa scena. Dobbiamo immediatamente inseguire la spada che ci è stata rubata da quello scrigno d'oro. Ci muoviamo sempre a destra. Poi premiamo immediatamente la spada tra poco. Adesso andiamo a destra. Sempre a destra. Prendiamo la spada. Colpo di spada. Giù. Spada. Giù. Spada. E The Lizard King è stato ucciso. Dopo aver raccolto un po' di oro, possiamo proseguire la nostra avventura. Oh, attenzione qui, non prendete la pozione, ma scappate subito a destra, perché se berrete la pozione, automaticamente Dirk muore frantumandosi in un grumulo di sabbia. E quindi non è di certo il massimo. Vabbè che abbiamo anche le vite illimitate, possiamo scegliere se utilizzare vite illimitate o semplicemente per i giocatori più esperti utilizzare appena 3 vite. Quindi a voi la scelta. Ecco, la scena dello stregone si è ripetuta. Qua dobbiamo curare l'attimo giusto per proseguire. Successivamente, una volta giunti da lui, sfoderiamo ancora la spada. E poi scappiamo in giù. E poi su dove c'è la porta. Velocemente, prima che le piante ci distruggano. Oh, questa scena qui era molto, molto particolare. Saltiamo giù e poi subito a sinistra, non andate dritto perché se entriamo lì dentro si aprirà, scenderanno delle sbarre che bloccheranno Dirk. Oh, qua proseguite sempre a destra e non preoccupatevi perché dovete essere anche veloci prima che le scosse fulminino Dirk. Questa è la scena del cavaliere che nuovamente si è ripetuta. Come vi avevo suggerito, bisogna studiarsi le mosse a memoria perché purtroppo è anche una stanza che aveva dato parecchi problemi anche a me. Ok, nella scena tagliata, adesso dove Dirk scende, se prima eravamo scesi a sinistra, automaticamente saltiamo a destra, premendo destra. Questa è ancora un'altra scena dell'elevatore. Come avevo detto in precedenza, possiamo scegliere ogni piano che noi vogliamo, abbiamo determinate possibilità di scelta, ma non fate scendere l'elevatore troppo in basso, altrimenti Dirk perderà la propria vita. Quindi fate bene attenzione e scegliete proprio la stanza che volete in un ottimo arco di tempo. Perfetto, questa è una scena dove c'è una specie di canoa a mo' di barile. Qua ci sono... dove si illumina noi dobbiamo seguire la strada, andiamo prima a sinistra, poi a destra, poi ancora a sinistra, poi ancora a destra. Ci sono le rapide, qua indipendentemente dalla prospettiva dobbiamo sempre premere il tasto in su. Avete visto? Sempre il tasto in su. Ok, adesso ci sono i vortici, premiamo ora a destra, poi dopo si ripeterà l'operazione ragazzi, sinistra.
ancora destra, ancora sinistra. E adesso, in base a dove si trova la catena, premiamo destra. Poteva anche trovarsi a sinistra in un'altra prospettiva, quindi avremmo premuto sinistra. Ok, per fortuna questa scena si ripete solo una volta ed è molto... Si fa solo una volta ed è molto difficile. Sfoderiamo la spada, ma non serve a niente. Ora invece scappiamo dritto, sempre dritto, ancora dritto, sempre dritto evitando gli uomini d'argilla. Saltiamo dritto. Perfetto, sempre dritto su e su. E anche questo livello è fatto. Oh, la scena del cavaliere, ragazzi, non sfoderate la spada perché è inutile. Cercate di evitare i suoi colpi andando a sinistra, che vi farà molto male se non volete perdere la testa. Poi all'angolino premete destra, subito. Oh, bella questa scena qui. Quando si avvicina alla palla, schiacciamo subito il tasto in giù. Sempre il tasto in giù, sempre giù. Piccolo consiglio: quando vedrete poi la strada viola, premete subito su. Ok, in giù e ora su, in modo tale da saltare il buco. Ok, ragazzi, qua c'è da curare l'attimo. E premete su nel momento giusto prima che la porta vi schiacci. E ora sinistra. Ok, si ripete la missione della barca. La prospettiva qua è cambiata, quindi non è nulla di difficile questa missione. Sinistra, destra, sinistra, destra. Le rapide, come avevo detto in precedenza, anche se hanno cambiato visuale, è sempre il tasto in su da premere. Avete visto che non è difficile. Sempre dritto. E idem per quanto riguarda anche i vortici che vedrete ora. Ora bisogna premere a destra, mentre prima era a sinistra. Ora andiamo a sinistra. Proseguiamo a destra. Proseguiamo a sinistra. E subito prendiamo la catena a destra. Ok, ragazzi, siamo arrivati al livello finale, dove finalmente ci troviamo nella Tana del Drago, dove effettivamente la principessa Daphne è prigioniera, tenuta prigioniera da questa bestia. Facendo bene attenzione a non far cadere le cose prima di svegliare il drago, questo con uno sbadiglio ci lancerà del fuoco, ormai si è accorto di noi, quindi dobbiamo stare molto attenti prima che questo possa di nuovo accorgersi. Oh, ok, premete sinistra prima di far cadere le cose. E ascoltiamo i suggerimenti di Daphne. Praticamente dice che la chiave la possiede il drago e noi per sconfiggere il drago dobbiamo utilizzare quella spada magica che adesso ci sta indicando. Dobbiamo estrarre la spada che effettivamente ci permette di sconfiggerlo. Qua facciamo attenzione a lui, premiamo in basso e scappiamo. Ora abbassiamoci. E ora premiamo destra. E subito destra per prendere la spada. Estraiamo la spada e successivamente premiamola, il tasto invio della spada. Scansiamoci in giù e lanciamogli la spada addosso. E con questo, ragazzi, abbiamo sconfitto il temibile Drago Singe. Ora la principessa è tutta nostra. Con la chiave possiamo finalmente salvarla. E adesso la principessa è tutta nostra. Il gameplay è finito, ragazzi. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo capitolo. Ciao a tutti!